Oggi, con la tecnica della scratch art, realizzeremo il disegno dei fuochi d'artificio. È importantissima la scelta della carta per questa tecnica, che deve essere semi-ruvida e di una certa grammatura. Per questo tipo di tecnica vi consiglio di tenere a portata di mano un fazzolettino di carta, perché ci sporcheremo parecchio. Cominciamo realizzando dei cerchi concentrici di colore sul foglio, usando toni di colore simile, ad esempio giallo, arancione e rosso. Cercate più o meno di memorizzare dove state realizzando i cerchi sul foglio. Dove non realizzate i cerchi colorati, riempite comunque il fondo con il colore giallo. In questa fase del disegno non è importante che il disegno sia bello, ma l'importante è che sia tutto pieno di colore. A questo punto, con il pastello nero, ricopriamo tutto il nostro foglio. Se vi è più comodo, spezzate il pastello. Dovete calcare molto con il pastello nero perché il vostro disegno finale deve essere completamente ricoperto di colore nero. Alla fine il nostro foglio deve presentarsi in questo modo. A questo punto possiamo finalmente realizzare i fuochi d'artificio, grattando via il nero dal disegno. In questo caso userò una bacchetta cinese. Come è fatto un fuoco d'artificio? È come una fontana di colore rotonda, per cui dovremmo riprodurre più o meno quella forma, ricordandoci di tenere sempre un punto nero al centro del fuoco d'artificio, che è il punto in cui il fuoco esplode. Se volete, se vi è più comodo, potete tenere come riferimento un dito. Cominciamo a grattare via il colore. Diamo anche una certa rotondità alle linee per ricordare un po' la gravità del fuoco che scende. Divertitevi a inventare le forme che più vi piacciono. Non esiste uno schema preciso, ognuno può sbizzarrire la propria fantasia. Riempite tutto il foglio di fuochi d'artificio.